La deposizione di una corona d'alloro, l'alza bandiera, una santa messa e la cerimonia commemorativa al Teatro della Fortuna con il concerto della banda della Marina Militare. Fano e San Costanzo hanno onorato il marò Filippo Montesi a 40 anni dalla sua scomparsa. Polizia penitenziaria in festa per il 206° anniversario della fondazione e le celebrazioni regionali al santuario del Beato Benedetto di Fossombrone. Doveva essere una festa, proiettato al Politeama di Fano, il docufilm sulla tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Prosegue il progetto della Fondazione LHS e del giornalista Pagliari per educare alla sicurezza il mondo della scuola. Il convento del Beato Sante compie 800 anni. Damiano Bartocetti è stato nominato commissario delle iniziative dedicate all'anniversario che toccheranno il culmine nel mese di luglio. Cooking show, gare, laboratori e musica dal vivo. A Fossombrone il festival del tartufo Bianchetto e vino Bianchello è pronto per il gran finale sabato 25 e domenica 26 marzo. Domani torna in diretta su Fano TV una nuova puntata di In Salute. Ospite da remoto la psicologa della salute Emanuela Giorgini. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. In primo piano le iniziative solenni in occasione del 40° anniversario della scomparsa del fuciliere Filippo Montesi, caduto in Libano durante una missione di pace. Diverse le iniziative organizzate in memoria del marò, concluse poi in teatro con un concerto della banda della Marina Militare. Il servizio di apertura è di Filippo Pucci. La città di Fano ha onorato con diversi momenti significativi e toccanti la figura di Filippo Montesi, il fuciliere di Marina scomparso 40 anni fa, il 15 marzo 1983, in una imboscata a Beirut, dove rimase colpito da raffiche di mitra alla schiena mentre faceva parte della missione Italcon Libano 2 in un'azione di pattugliamento notturno sulla via dell'aeroporto di Beirut, nei pressi del campo profughi palestinese. Ferito, fu subito rimpatriato a Roma, dove pochi giorni dopo, il 22 marzo, morì. A distanza di anni, l'amministrazione fanese, insieme al Battaglione San Marco, all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e il Comune di San Costanzo, hanno voluto rendere vivo il ricordo di Montesi, il primo al cimitero di San Costanzo e successivamente a Fano con la deposizione di una corona d'alloro al monumento a lui dedicato. Il momento mattutino, raccontato da queste fotografie, curate dal 28° Reggimento Pavia, si è poi spostato nella chiesa di San Giuseppe al Porto con una celebrazione presieduta dal vescovo Armando Trasarti e il ricordo di chi quei momenti li ha vissuti. Ora mi ricordo i miei fratelli del Battaglione e salutiamo il Libano come facevamo. Marò BSM Filippo Montesi! Fu proprio la morte di questo giovanissimo ragazzo che mi spinse a voler intraprendere la sua stessa esperienza. Arrivato in Libano capì che era una situazione veramente drammatica, sparavano tutti i giorni e purtroppo quella sera lì Filippo ci rimise la vita. Oggi siamo qui per ricordarlo e per non dimenticare. Non a caso la città di Fano ha dedicato a lui un monumento, e il termine monumento deriva da una parola latina che significa memento, ricorda. L'appuntamento con la cerimonia ufficiale si è tenuta poi al Teatro della Fortuna con tutte le autorità presenti e i familiari del marò fanese. Ad intervenire con una lettera anche il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. Il sacrificio dei Montesi e quelli di tutti i militari italiani come lui, caduti o feriti in servizio, ha scritto, onora l'Italia e il popolo italiano. È un sacrificio che ci ricorda il contributo quotidiano di tutti i corpi armati dello Stato alla pace e alla sostenibilità nel mondo e al lavoro della diplomazia italiana all'estero. Successivamente il Battaglione San Marco ha consegnato alla famiglia le medaglie al valore militare trafugate nel cimitero di San Costanzo, dove è presente la tomba di Montesi insieme ad alcune fotografie della missione in Libano.
D'impatto invece le immagini di Rai Marche girate durante i funerali di Filippo con la presenza di Sandro Pertini. Abbiamo evidenziato soprattutto il ragazzo. Il ragazzo con un forte orgoglio, come testimoniato anche dalla grande presenza sia dei suoi ex commilitoni, sia del reggimento, ma anche dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, che io ho l'onore di presiedere. Ma quello che a me è piaciuto è che il ricordo di questo ragazzo, di questo eroe, perché sono tutti eroi coloro i quali sacrificano la loro vita per la patria, viene ricordato non solo oggi, ma costantemente. Infatti ho molto apprezzato l'aver appreso che Fano ha dedicato non solo una strada a Filippo, ma una scuola. Questo è importante perché noi abbiamo un grosso compito come istituzioni, quello di tramandare i valori e gli ideali di questi ragazzi ai più giovani. Successivamente ai tanti interventi, la giornata si è conclusa con le note della banda della Marina Militare. Commemorazione che abbiamo voluto organizzare con grande convinzione, perché pensiamo che una comunità non debba dimenticare chi ha servito il proprio paese e lo ha fatto anche sacrificando la propria vita. E le istituzioni, anche a distanza di tanto tempo, in questo caso dopo 40 anni, non dimenticano. E vuole essere un abbraccio anche ai familiari, alle persone care che l'hanno perso. Era una missione di pace, non era una missione di guerra, era una missione del nostro paese per la pace, e quindi questa occasione è un'occasione di vicinanza, di affetto, di ringraziamento e di valorizzazione delle esperienze, del servizio che le persone fanno, come in questo caso. Il sacrificio di Filippo Montesi rimane forte e presente nei cuori della nostra comunità, ma direi di tutta la comunità, del paese e della Marina Militare e del San Marco. Invece a Fossombrone si è svolta la cerimonia per il 206° anniversario della Polizia Penitenziaria. Durante la festa regionale è stato consegnato un riconoscimento agli appartenenti al corpo che si sono distinti per meriti morali e professionali. Si è tenuta nel bellissimo contesto del Santuario del Beato Benedetto di Fossombrone la festa regionale della Polizia Penitenziaria in occasione del 206° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. Presenti alla manifestazione le più alte cariche istituzionali, i dirigenti penitenziari e di polizia penitenziaria degli istituti marchigiani, nonché gli appartenenti al corpo in servizio, gli operatori di ogni comparto ed il personale in riposo. Il momento è stato l'occasione per consegnare riconoscimenti agli appartenenti al corpo che si sono distinti per meriti morali e professionali. Diversi poi gli interventi durante la cerimonia, tra queste la lettera del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo, i saluti del direttore Carmela De Lorenzo e del provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia-Romagna e le Marche Gloria Manzelli. Infine, il comandante del reparto della casa di reclusione di Fossombrone, Marta Bianco, ha illustrato l'attività operativa svolta dal personale del corpo. Quest'anno, per la prima volta, a differenza degli anni passati, la festa vedrà la sua cerimonia in una sede unica, Fossombrone. La scelta su Fossombrone è ricaduta proprio per volontà manifesta del signor provveditore dell'Emilia Romagna e delle Marche, che ha individuato Fossombrone come sede unica, in data unica, per celebrare il nostro corpo di polizia penitenziaria. La scelta della sede unica discende da una volontà del livello centrale di accorpare gli istituti in un'unica cerimonia.
Il Corpo di Polizia Penitenziaria compie quindi oggi 206 anni, è un corpo storico che assolve a molteplici funzioni, prima di tutto quella di garantire l'ordine e tutelare la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, ma svolge tutta una serie di compiti che anche all'esterno degli istituti, quindi le attività di traduzione e di piantonamento dei detenuti o l'ordine pubblico. È un corpo storico che soffre alcune carenze organiche, è un problema che chiaramente riguarda tutte le forze di polizia, ma questo comunque non ci impedisce di assolvere i nostri compiti con orgoglio e con abnegazione, ben consapevoli di quello che è il nostro mandato istituzionale. I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri nel comune di Monbaroccio a causa di un incendio di materiale di scarto posto all'esterno di una fabbrica. Le fiamme hanno coinvolto anche parte dell'interno dell'edificio. La squadra di Pesaro è intervenuta con due autobotti e ha provveduto a spegnere le fiamme ma anche a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Il capannone è stato reso inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di zona. Dopo l'anteprima nazionale a Senigallia del docufilm sulla tragedia della Lanterna Azzurra, la Fondazione LHS e il giornalista Luca Pagliari hanno riproposto al Politeama di Fano il progetto La Linea Sottile per sensibilizzare il mondo scolastico sul tema della sicurezza. Il servizio è stato curato da Stefania Schiaroli. Grazie di essere qui, grazie ai vostri docenti per avermi portato. Fondazione LHS ha avviato il tour nazionale del progetto La Linea Sottile, realizzato in collaborazione con il giornalista e storyteller Luca Pagliari, per sensibilizzare l'universo scolastico sul tema della sicurezza, nella convinzione che ogni significativo cambiamento culturale deve in primis radicarsi nelle nuove generazioni. Al centro del progetto, in questa prima fase, il docufilm Doveva essere una festa, che ripercorre attraverso testimonianze e immagini la tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo, la discoteca in provincia di Ancona, in cui la notte dell'8 dicembre 2018 sei persone persero la vita schiacciate dalla folla in un contesto privo delle più banali norme di sicurezza. Il progetto è quello di portare La Linea Sottile, Doveva essere una festa, in tante scuole d'Italia, e già ci sono, insomma, c'è un calendario in questo 2023, stagione scolastica 2022-2023, che ci porterà in Umbria, ci porterà in Campania, ci porterà in Emilia-Romagna, e l'obiettivo è quello di lasciare un segno per quanto riguarda appunto l'importanza di alzare lo sguardo verso gli altri, perché la sicurezza è un qualcosa di molto soggettivo. La sicurezza fa parte di un modo di vivere, di un modo di costruire una società moderna. Con questo nuovo progetto Fondazione LHS dà avvio a una nuova, ambiziosa iniziativa per veicolare il valore della sicurezza in modo innovativo e coinvolgente. Lo scopo finale è sensibilizzare il più alto numero possibile di ragazzi sull'argomento, facendoli riflettere sulla preziosità di ogni singola vita e portandoli a comprendere che l'attenzione verso se stessi e gli altri rappresenta il primo passo verso la costruzione di una società evoluta. Il valore della sicurezza toccando il cuore prima della mente. Assolutamente sì, c'è bisogno di veicolare proprio il valore intrinseco della sicurezza, farlo arrivare al cuore dei ragazzi e anche degli adulti, ancora prima che alla mente. Questo è l'impegno che la Fondazione LHS, Leadership in Health and Safety, da 12 anni sta mettendo per veramente comunicare in maniera non convenzionale i valori di prevenzione, di benessere, di salute e sicurezza. La Linea Sottile è uno degli ultimi progetti, siamo in tour in tantissime città italiane, con tantissimi istituti, tantissime scuole, e poi dopo l'estate ci sarà anche la possibilità di mettere a disposizione questo contenuto in una piattaforma online per farlo arrivare non a centinaia ma a decine di migliaia di persone. È sempre una forte emozione rivivere quei momenti, devo dire un video che vi è stato presentato molto forte, molto significativo,
e ti tocca il cuore, ma soprattutto ti fa riflettere. E quella è una tragedia che ha colpito tutti, a cui nessuno è rimasto indifferente, non si può rimanere indifferente e certe cose non si possono più verificare. Allora ecco la linea sottile, c'è sempre quella linea che alcune volte è data dalla superficialità, dalle volte è data dalla sorte, e le vite umane non possono dipendere dalla superficialità e dalla sorte, quindi devono essere normative, devono esserci atteggiamenti e comportamenti e responsabilità che devono evitare queste situazioni. Bisogna divertirsi, ma in sicurezza. All'ospedale di Fano è in arrivo un nuovo tomografo a risonanza magnetica che consentirà di effettuare diagnosi all'avanguardia. Una scelta necessaria, ha commentato il consigliere regionale Luca Serfilippi, per aumentare la qualità e la quantità delle prestazioni e abbattere le liste di attesa. Con velocità e concretezza, ha proseguito, stiamo affrontando tutti i problemi lasciati senza risposta. Nello specifico, in attesa di quello acquistato con i fondi del PNRR, l'AST ha scelto di affittarne uno equivalente per 26 settimane, con possibilità di proroga per altre 26. L'importante strumentazione sarà destinata alla diagnostica per immagini dello stabilimento di Fano per un importo di 624.000 euro, IVA esclusa. In attesa del nuovo piano sociosanitario, di cui verrà completata l'elaborazione in queste settimane, ha concluso Serfilippi, questo è l'ennesimo atto che dimostra il notevole cambio di passo della Giunta regionale per la sanità marchigiana. A proposito di sanità, questa mattina l'assessore regionale Francesco Baldelli ha fatto un sopralluogo a Cagli in occasione dell'avvio della progettazione delle indagini geologiche e sismiche per la realizzazione del nuovo ospedale, definito da Baldelli uno dei gioielli tecnologici previsti dalla nuova edilizia sanitaria e ospedaliera delle Marche, voluta, ha detto, per dare alla comunità di Cagli e al territorio una struttura adeguata e moderna. Torniamo a Fano perché la Giunta Comunale ha approvato un ulteriore intervento a favore delle famiglie in difficoltà economiche e sociali. Infatti è stata estesa la fascia ISEE di esonero dal pagamento dei servizi educativi a domanda individuale da 3.800 a 5.800 euro. Come è spiegato dall'assessore Samuele Mascarin, questo significa che un maggior numero di famiglie, circa 300, potranno beneficiare gratuitamente di asilo nido, scuolabus e refezione scolastica. Cambiamo argomento. Il convento del Beato Sante compie 100 anni. Il presidente provinciale del Proloco, Damiano Bartocetti, è stato nominato commissario delle iniziative dedicate all'anniversario. Monbaroccio si prepara a festeggiare in grande stile la ricorrenza degli 8 secoli di storia del convento del Beato Sante. Il santuario francescano venne fondato nel 1223. Da 800 anni i frati minori sono presenti sul colle situato a spartiacque tra Fano e Pesaro. È stato istituito un convento accanto a una chiesa che nel 1351 è stata dedicata a Santa Maria di Scotaneto. Il santuario, come ha sottolineato il ministro provinciale dei frati minori delle Marche, Simone Giampieri, ha poi preso il nome dal Beato Sante Brancorsini, che lì è vissuto santamente nella seconda metà del 1300. L'anniversario della presenza francescana nel convento sarà celebrato con una serie di iniziative spirituali, culturali e religiose. Il programma completo, che verrà comunicato prossimamente, è stato messo in campo grazie alla sinergia tra la diocesi, i frati minori custodi del santuario, la provincia picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori, la fraternità dell'Ordine Francescano Secolare, il comune di Monbaroccio e la Proloco. Il cavaliere Damiano Bartocetti, presidente provinciale dell'Unione Proloco, sarà il commissario incaricato della gestione degli eventi collegati all'anniversario, che toccheranno il culmine nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 luglio. 800 anni di storia, 800 anni di presenza dei frati francescani nel nostro territorio, 800 anni di servizio dei nostri frati francescani a favore della nostra comunità, del nostro territorio, della provincia di Pesaro Urbino e dell'intera regione Marche. Innanzitutto sono particolarmente emozionato per l'incarico come commissario e ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo e il Ministro dei Frati Francescani Minori, il Sindaco di Monbaroccio, che hanno voluto conferirmi questo incarico, che cercherò con impegno, con impegno di portare avanti. Ho detto cercheremo perché da soli non si va da nessuna parte. Ho sempre saputo, mi è sempre piaciuta la squadra, quindi abbiamo formato una squadra di volontari anche qui che collaborerà e sta già lavorando per
un ottocentesimo scoppiettante, la presenza dei frati francescani minori, quindi ci saranno rievocazioni storiche, convegni, e ci sarà una conclusione con degli eventi particolari rivolta ai giovani, rivolta ai bambini, ma soprattutto deve essere concentrata al fatto degli 800 anni di presenza dei frati francescani, del servizio che i frati francescani hanno rivolto al nostro territorio. Domani pomeriggio su Fano TV torna In Salute, Tommaso e Michele tratteranno la tematica della psicologia applicata alla salute, dando consigli su come vivere meglio la vita quotidiana. Durante la puntata interverrà anche la psicologa della salute Emanuela Giorgini. Sì, siamo pronti per domani, venerdì 24 marzo, per la quinta puntata di In Salute. Ci sarà una bellissima sorpresa, quindi rimanete sintonizzati, anzi sintonizzatevi domani alle ore 18 perché abbiamo preparato per voi una puntata speciale. Quindi ci vediamo domani. A domani! Vi ricordo che lunedì sera il sindaco di Monbarocci, Emanuele Petrucci, sarà nei nostri studi per una nuova puntata di Primo Cittadino. Consegnato a Carlo Pagnini, sigillo dell'Ateneo dell'Università di Urbino Carlo Bo, un pesarese dalla vena creativa unica, ha detto il sindaco Matteo Ricci, una persona speciale che sa tenere insieme cultura alta e approccio popolare, capacità tipica dei grandi artisti. Nella sua vita, aggiunto Ricci, ha studiato tantissimo, letteratura, musica, poesia, poi il nostro dialetto, una lingua che dobbiamo continuare a tramandare. Il sigillo dell'Ateneo è un riconoscimento che rende orgogliosa tutta la città. Ci spostiamo a Fossombrone per il Festival del Tartufo Bianchetto e Vino Bianchello. Dopo il successo del primo fine settimana, l'evento torna sabato 25 e domenica 26 marzo. Allora vediamo com'è andata la giornata inaugurale nel servizio di Cristiana Guerra. Due giornate all'insegna dei sapori, del gusto e dei prodotti tipici locali. Si tratta della 39esima edizione del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello, l'evento della tradizione marchigiana organizzato dal comune di Fossombrone insieme alla Proloco, svoltosi nel fine settimana. Sabato pomeriggio, alla presenza del sindaco Berloni e degli amministratori locali e regionali, il consueto taglio del nastro, che in un clima di grande entusiasmo ha dato l'avvio alla manifestazione. Si sente il profumo del tartufo, è vero? Passeggiando lungo il corso si sente questo profumo, che poi c'è anche la possibilità di assaggiarlo, quindi è una bellissima giornata piena di energia. Protagonisti anche gli studenti con laboratori dedicati all'arte culinaria, oltre ad animazioni e concorsi di pittura per i più piccoli. Il tutto corredato da musica itinerante, momenti culturali, premiazioni, gare per la preparazione della tagliatella, presentazioni e degustazioni che hanno fatto rivivere ogni angolo della città. Per noi sono due prodotti tipici della nostra terra, perché da una parte abbiamo la foresta demaniale cesane, che è chiaramente molto ricca per la ricerca del tartufo bianchetto, forse una delle zone dove è più frequente trovare del tartufo bianchetto. Dall'altra parte abbiamo tanti belle case vinicole e aziende agricole che producono dell'ottimo bianchello, che sta diventando un po' il vino diciamo di punta della nostra provincia e della nostra regione. Quindi in questi ultimi anni si è enormemente evoluto anche la qualità del vino bianchello, e quindi abbiamo sposato questo connubio vino e tartufo, che sono fondamentali e hanno creato un mix enogastronomico unico in tutta la provincia. Numerosi turisti e buongustai che hanno partecipato a cooking show e assaporato i deliziosi piatti preparati negli stand del centro e nei ristoranti preposti. Prossimo appuntamento, per chi non fosse riuscito ad essere presente, il 25 e il 26 marzo. Il programma prosegue con diversi cooking show, da sottolineare ad esempio quello che realizzerà lo chef Lucio Pompili, oppure ci sarà la possibilità anche di assistere al cooking show di Giulia Brandi, che ha partecipato a MasterChef 6. Lei farà anche una lezione per imparare i bambini a fare i biscotti. Ci sono inoltre mostre che hanno già aperto questo weekend e che hanno avuto un buon afflusso di persone.
e il programma è ricco, speriamo di poter soddisfare tutto. E tutti gli appuntamenti del festival previsti per questo fine settimana li troverete anche sul nostro sito occhioallanotizia.it. Intanto non perdetevi lo speciale dedicato all'evento che trasmetteremo questa sera, prima però le previsioni del tempo e poi un approfondimento sui dati di bilancio 2022 della Banca di Credito Cooperativo di Fano, ospite di Esther Musco, il direttore generale Giacomo Falcioni. Dunque buona serata su Fano TV e arrivederci a domani.